Era tardi. Ho finito la relazione e sono andato a letto. Faceva caldo, umido. Arno. Arno. Un'altra notte agitata. È la terza volta che sogno Maria. Quella donna mi attrae, è chiaro. Signore, salvami dalla tentazione. Questo medaglione l'ho visto in sogno. Padre, devo parlarle. Cosa c'è, Ozana? Il signor Luca mi ha chiesto di svegliarlo presto. Voleva partire per la Turchia. Per la Turchia, pensi? E così stamattina gli ho bussato alla porta, varie volte, ma non ha risposto. Ha messo il chiavistello. Non so cosa fare. È preoccupante. Potrebbe essere malato. Vuole che forzi la porta? Aspetti, prima di rompere una porta costosa. Forse è malato, ma forse ha solo il sonno pesante. Gli piace il brandy di prugne e ne ingurgita un bel po'. Ma dobbiamo assicurarci che stia bene. Padre, se riuscisse ad entrare nella stanza del signor Luca senza rompere la porta, avremmo risolto. È la cera che uso per i tavoli. L'ho quasi finita, ma se le serve, la prenda pure. Vorrei proprio spostare questo armadio. Una Bibbia in greco. Santo cielo! È morto. Mi hanno sparato a bruciapelo. Il medaglione di Stefan. Pensava che l'avrebbe protetto.
Sento come un odore di farmacia. Tracce di fango. L'assassino è entrato dalla finestra. Il numero, prego. Ispettore Brutar. Salve, sono padre Arno Moriani. Il giornalista Stefan Luca è stato ucciso nella sua stanza alla locanda di Vladoviste. Ucciso? Ne è sicuro? Gli hanno sparato, non c'è ombra di dubbio. Un fatto increscioso, ma non posso mandare nessuno. Ci sono problemi ad Alba Iula. Ma non può proprio intervenire? Impossibile. La situazione qui è molto seria. C'è il rischio di rivolte e mi servono tutti gli uomini. Ma cosa devo fare allora? Vediamo. Può chiamare un medico? Sì, la dottoressa Maria Florescu. Le dica di esaminare il cadavere e mandarci il referto. Apriremo un'indagine appena possibile. Arrivederci, ispettore. Maria esaminò il corpo. Stabilì l'ora della morte tra mezzanotte e le tre. Stefan Luca era stato narcotizzato a letto, trascinato sul pavimento e quindi ucciso con un colpo a bruciapelo. Devo ammetterlo, un potere oscuro si muove nell'ombra. Dopo Marta, hanno ucciso anche Stefan per impedirgli di seguire il sentiero del drago. Se gli avessi dato ascolto, se l'avessi aiutato, potrebbe essere ancora vivo. Dio mio, posso tornare a Roma come se nulla fosse? Posso lasciare che l'assassino uccida ancora? Ho deciso. Dato che la polizia non fa il suo dovere, tocca a me portare a termine ciò che Marta e Stefan hanno iniziato. Seguirò il sentiero ovunque esso conduca e con l'aiuto del Signore affronterò quello che mi aspetta alla fine. Il vecchio dipinto è stato coperto con uno nuovo. Devo chiedere a Ozana perché ha coperto tutti gli specchi della locanda. Il nostro Stefan Luca ha fatto una triste fine. Ha qualche sospetto sull'omicidio? Forse motivi politici. Stefan aveva opinioni molto radicali. Non ci vuole molto a diventare il bersaglio di un gruppo di estremisti. No, mi disse solo di voler seguire il sentiero del drago, che passava per la Turchia. Quando gli parlò? Alla vigilia della sua morte. Ci facemmo un bicchierino in salotto. Era molto alterato. Diceva cose poco coerenti, ma la ascoltai senza contraddirlo. Solo il temporale, nient'altro. Per l'esattezza, la maggior parte delle cronache dice che fu tenuto in ostaggio in Turchia e fuggì. Dove era incarcerato, esattamente? Che io sappia, nessuna delle fonti lo dice. No, è ridicolo. Non lei. Non mi dica che crede alle folli teorie di Stefan. Beh, è stato ucciso, no? Improvvisamente le sue parole acquistano una nuova importanza.
Che disgrazia, padre, quel giornalista che è appena stato ucciso nella mia locanda. E non aveva nemmeno parenti. Penso che getterò via il baule che ha lasciato in soffitta prima che attiri la sfortuna. Ha messo un baule in soffitta? Sì. Aveva detto che c'erano cose che preferiva non tenere in camera. Mi lascerebbe dare un'occhiata prima di sbarazzarsene? Certamente. Il gancio per aprire la botola è dietro di lei. Può prenderlo. Un'altra cosa. Stefan Luca le ha detto verso che zona della Turchia era diretto? Mi disse il nome della città, ma me lo sono dimenticato. Qualcosa tipo... yogurt? Cerchi di ricordare, la prego. È importante. Oh, che rabbia! Non mi viene in mente proprio nessun nome. Forse il signor Peckmaster lo sa. È in salotto, vada a chiedere a lui. È un'usanza. Lo facciamo sempre quando muore qualcuno. Il nostro Stefan Luca ha fatto una triste fine. Ha qualche sospetto sull'omicidio? Forse motivi politici. Stefan aveva opinioni molto radicali. Non ci vuole molto a diventare il bersaglio di un gruppo di estremisti. Ecco il baule del nostro giornalista. Johan Hartner. Un nome vagamente familiare. Manca l'ago. È inutile prendere questo apparecchio se non so farlo funzionare. È bloccata. Staccando la catena, il medaglione di Stefan entra perfettamente nella parte concava. Conosco già alcuni documenti. Luca me li ha mostrati nel salotto della locanda.
Dove si trova esattamente la vetta della volpe di cui parla la lettera? Manca la busta, quindi anche il francobollo. Mi fa piacere vederla. Stavo pensando al povero Stefan Luca. È terribile ciò che gli è successo. Ha ragione. E dato che la polizia non sta facendo niente, ho deciso di indagare da solo. Conti su di me. Grazie. Per scoprire la verità, a volte sarò costretto a fare domande un po' indiscrete. A quanto pare è rimasto tutto qui. I vestiti, i libri, i quadri, i souvenir di viaggio. Ho messo tutto negli armadi. Non sono riuscita a gettare via niente. Gli uccelli e il cane li ho adottati. O forse sono stati loro ad adottare me. La gente della Fondazione Vesnice è venuta a mettere a posto la casa. Che io sappia, nessun altro. Non penso che Marta avesse parenti. Il sentiero del drago. No, non l'ho mai sentito nominare. Non ho trovato niente del genere. In Turchia? Certo, c'è una carta geografica nel cassetto della scrivania. Un momento. Guardi questo biglietto ferroviario. Era dentro una carta della Turchia. Guardi la carta ora. La città del biglietto, Urguyurt, si trova al nord del paese. Maria, mi ha fatto un grande favore. Ora so dove devo andare.